Mi piacerebbe davvero, lo dico con tutta onestà, affrontare questo confronto con le certezze che tanti commissari di opposizione oggi hanno. Invece io ho tanti dubbi, perché io, chi vede tutto bianco e nero, un po' mi spaventa. Commissari d'opposizione, anzi non commissari, perché qui basta, non si può far passare sempre il messaggio che da una parte ci sono i commissari d'opposizione e dall'altra parte ci sono gli scudieri. Qui di scuderie, se ce ne sono almeno due, e adesso cominciamo a spiegarlo, perché siamo anche stufi di essere sempre additati di queste cose volgari. E questi scudieri d'opposizione, che difendono la magistratura adesso perché gli fa comodo, ma in passato, pochissimi mesi fa, parlavano di magistratura deviata, cito testualmente, e ce lo ricordiamo tutti. Voglio dire a questi commissari di opposizione che oggi la sala è piena, non perché il governo si gioca tutto, non perché il governo si gioca tutto, se non l'avete capito, ma mi sembra che voi non l'avete capito, il paese non si gioca tutto, ma si gioca tantissimo in questi giorni, si gioca tantissimo. Questa commissione è stata convocata per audire e non per esaminare i vertici di Banca Centrale, di cui a noi interessa conoscere l'opinione sui recentissimi fatti. D'altronde, se continuiamo a cambiare direttori, d'altronde se qualsiasi governance mettiamo non va bene, evidentemente ci saranno anche dei problemi interni, no? Io lo penso, o no? Ci saranno anche problemi di struttura, o no? Certo, ma adesso arriviamo anche a quello. Chiedo adesso scusa, arriviamo anche a quello. Un attimo. Chiedo a tutti i commissari e ai consiglieri che sono seduti in aula di fare silenzio e di far continuare il commissario che ha al momento la parola. Capisco le argomentazioni, le tensioni, ma siamo in un'aula istituzionale. Quindi vi chiedo la cortesia di utilizzare questo metodo. Grazie, prego commissario. Grazie Presidente. Comunque ripeto, questa audizione è stata convocata per conoscere le impressioni del Presidente di Banca Centrale, del Condir, sui recenti accadimenti, e non sarà un esame, ma sarà solamente uno scambio di informazioni e uno scambio di opinioni. Veniamo invece al tema toccato dal Segretario delle Finanze nel come comunicazione, quindi il tema di Cassa di Risparmio. Oggi si è svolta un'assemblea dei soci che aveva all'ordine del giorno due temi importantissimi. Il primo, l'avvio definitivo dell'iter che dovrà portare alle azioni di responsabilità delle precedenti gestioni di Cassa di Risparmio. I nostri cittadini da anni aspettano i nomi, li conosciamo tutti, adesso probabilmente c'è qualcuno che non li vuole far emergere. E poi doveva avviare la finalizzazione della famosa vendita del pacchetto NPL di Delta. La situazione è difficilissima, la situazione è drammatica, e qui mi sembra che molti commissari di posizione non se ne siano accorti. Avete gli occhi talmente impregnati dei complotti, degli illeciti, che non riusciamo più a guardare in maniera veritiera e lucida i dati. È sui dati che ci dobbiamo confrontare. Noi siamo i primi a dire che se c'è stato qualche politico, qualche tecnico o qualche consulente infedele dovrà essere perseguito. E ho parlato di tre livelli: politica, quindi i soci di Cassa di Risparmio, il Congresso di Stato, il Consiglio Grande Generale, la Commissione Finanze, i tecnici da cui hanno avuto i dati, quindi il CDA di Cassa, e i consulenti che hanno dato i dati al CDA di Cassa. Qualcuno ha dato a qualcun altro dei dati distorti? Verifichiamolo. Però verifichiamo i dati. Io l'ho dato anche nell'ultima Commissione Finanze. Affidiamoci a una commissione terza che decidiamo insieme. Vediamo se quelle poste sono state svalutate troppo o troppo poco, come sembrerebbe andare a vedere l'andamento di Cassa successivo al 2016. E io rigetto il fatto che la politica e anche i tecnici abbiano guardato in maniera critica i dati arrivati da quei consulenti. Poi parliamo, i consulenti non è che li abbiamo presi, non erano degli stegisti, stiamo parlando di Boston Consulting, Rio Grant Thornton, KPMG. Mi interesserà vedere anche cosa c'è scritto sulla relazione Quill, che io ancora non l'ho guardato, però mi interesserà molto vedere cosa c'è scritto. Quindi, lo ripeto per l'ennesima volta, andiamo a verificare i dati. Ma voi dei dati non parlate mai, mai.
Non ho mai sentito contestare una sola svalutazione. Come mai? Probabilmente perché non le avete lette le svalutazioni. Per quanto riguarda le responsabilità politiche, assolutamente andrà fatto un esame delle responsabilità politiche, come si è fatto in passato. Ma per farlo bisogna avere prima le responsabilità, quelle legali. Se no di cosa parliamo? Parliamo di teoremi, parliamo di notizie totalmente sbagliate che vengono date dagli organi di informazione anche oggi? Cassa di risparmio non è indagata. Cassa di risparmio non è indagata. Oggi invece un giornale online e qualche noto professionista si è sbagliato, pensava che fosse stato indagato qualcuno. Ad oggi non è così. Quindi su cosa ci basiamo? Su quello che leggiamo sui blog? Concentriamoci tutti insieme. Io faccio questo invito. La situazione è difficile. Se non ci concentriamo sui dati, da qui a lunedì prenderemo due scelte qualsiasi, saranno sbagliate. Perché da un lato è ovvio che noi rispettiamo le ordinanze della magistratura e non possiamo ignorarle, ci mancherebbe altro. Chi si assume questa responsabilità? Nessuno. Ma dall'altro sappiamo benissimo che non procedere alla vendita potrebbe portare Cassa di Risparmio in una situazione di ulteriore difficoltà. Quindi adesso abbiamo 5 giorni, bene che sia stata convocata la Commissione Finanze di lunedì prossimo, concentriamoci su quello. Grazie.